Cordiale buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Il nostro settimanale di approfondimento questa settimana viaggia perché in una formula esterna, una formula itinerante. Oggi non potevamo non seguire l'evento di maggior rilievo che c'è in questa regione, in questa due giorni che si è aperta proprio oggi, 1° dicembre. Dal padiglione Becci di Pescara vi parliamo appunto dell'Abruzzo Economic Summit, seconda edizione di un evento che è stato promosso dal presidente della regione Marco Marsilio. Si tratta degli stati generali dell'economia per analizzare i temi dell'economia globale alla luce della crisi che la pandemia e anche il conflitto bellico, la difficile situazione geopolitica hanno innestato, al fine di individuare in questi scenari di crisi quali sono le prospettive anche per un territorio come il nostro, per una regione come l'Abruzzo, che cerca di innanzitutto difendere i suoi asset principali dal punto di vista economico e soprattutto guardare allo sviluppo attraverso politiche di internazionalizzazione, attraverso insomma, nuovi scenari che vengono proprio inquadrati dall'analisi degli economisti, dei politici e degli interlocutori in una due giorni che rappresenta una sorta, se vogliamo, di piccola Cernobbio regionale, ma che già dall'anno scorso ha assunto un ruolo di assoluto interesse. Ad aprire quest'anno, così come è avvenuto lo scorso anno, i lavori è questa mattina una ampia relazione dell'economista Giuseppe Mauro, che è ospite nel nostro corner, perché ricordiamo che Rete 8 assieme a Il Centro è media partner della due giorni. Allora, professor Mauro, lei inquadra oggi in questa sua relazione un po' una fotografia, scattiamo un'istantanea di un Abruzzo. Diciamo che è anche difficile un po' scattare l'istantanea perché gli eventi che si stanno accumulando in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, cambiano di continuo gli scenari, quindi penso sia anche un lavoro complicato per voi economisti inquadrare una situazione e poi proiettarla sull'analisi e soprattutto sulle strategie per il futuro. Insomma, sono i tempi che viviamo. Certo, certo. E io ho cercato di interpretare questo scenario complessivo attraverso l'analisi di tre grandezze macroeconomiche fondamentali che poi sintetizzano l'evoluzione del sistema economico, che sono l'occupazione, il prodotto interno lordo come indice di benessere e di crescita e le esportazioni che indicano appunto il tasso di competitività di questa regione. E devo dire che alla luce di questa sintesi emerge un dato che io ritengo che sia estremamente importante, cioè una buona tenuta di questa regione rispetto agli accadimenti negativi che sono avvenuti in questi ultimi anni. Resiste bene alla pandemia e al tempo stesso resiste bene per quanto riguarda quest'anno 2022. Invece, grazie soprattutto alla forte crescita del turismo e dei servizi, ovviamente il 2023 si presenta in maniera completamente diversa. Diversa perché abbiamo una situazione di stagnazione, diversa perché si sta delineando questo processo inflazionistico molto molto elevato che è al di sopra addirittura della media nazionale. Siamo intorno al momento al 13%. E allora è chiaro che questi due fattori connessi hanno un basso, hanno una, diciamo un avvento negativo innanzitutto sul potere d'acquisto, no? Soprattutto dei lavoratori, di tutti coloro che percepiscono un reddito fisso e quindi riducono i consumi fortemente. E poi dall'altro lato su altre questioni che riguardano il cambio, i tassi di interesse che aumentano, perché l'unico strumento che ha la BCE, cioè la Banca Centrale Europea, a rallentare l'inflazione è appunto l'aumento dei tassi di interesse. Professor Mauro, iniziamo ad analizzare il comparto dell'automotive che è da sempre quello trainante che ha resistito anche durante la pandemia. Oggi c'è un tema di produttività che viene purtroppo ad essere condizionato dalla mancanza dei chip che arrivano dall'Oriente per situazioni geopolitiche e anche economiche internazionali. Ecco, questo a lungo andare rischia di minare la competitività in un settore così strategico per la nostra regione, del nostro territorio, è un tema di carattere generale di cui non preoccuparsi in maniera concreta perché magari i problemi vengono da altro, vale a dire per esempio da una manodopera a più basso costo in altri paesi concorrenziali dell'Unione.
Ma tutti questi elementi formano un mix di eventi, nel senso che l'automotive è strategico per questa regione e va difesa a tutti i costi, perché l'Abruzzo al momento è una regione manifatturiera. Di conseguenza ha una capacità l'automotive di collegarsi agli altri settori produttivi, quindi crea occupazione, a differenza di quanto possa capitare per i servizi ad esempio. Quindi questo elemento strategico va difeso ad oltranza, anche perché se noi analizziamo i dati delle esportazioni constatiamo che il 40% circa delle esportazioni è dovuto ai mezzi di trasporto. Se poi colleghiamo tutti gli altri settori vicini all'automotive, noi riusciamo a scoprire un dato che è estremamente interessante, e cioè che l'espressione Abruzzo regione aperta dipende esclusivamente o quasi esclusivamente da questa grande impresa che è appunto il mezzo di trasporto. Ora io penso che le politiche industriali in questo momento della capacità di costruire il domani di questa regione, al di là delle polemiche quotidiane, poggia appunto sulle politiche industriali. E quando dico politiche industriali intendo dire tre cose fondamentali. Uno, difesa dell'automotive, no? Come grandezza strategica di questa regione. Due, distretti industriali, che una volta rappresentavano un po' il fiore all'occhiello di questa regione. Terzo, le start-up. Perché start-up significa giovani innanzitutto e quindi frenare la fuga dei giovani, e siccome i giovani sono fortemente collegati agli aspetti innovativi, introdurre elementi innovativi. Per quanto riguarda invece gli scenari occupazionali, siamo su una situazione di stabilità come lei annunciava, qualitativamente come sta cambiando anche il tema della domanda e dell'offerta, e poi le chiedo anche uno suo parere sul dibattito che si sta innestando anche in queste ultime ore sulle misure della legge finanziaria, anche il dibattito nazionale sul tema del reddito di cittadinanza e del salario minimo. Dunque, per quanto riguarda il primo aspetto, è chiaro che io durante attraverso una ricerca si constata che tra un momento di caduta dell'occupazione e la ripresa poi del prodotto interno lordo occorrono mediamente 6 anni. Quindi ci vogliono 6 anni per ripristinare i livelli occupazionali perduti nel corso della caduta del PIL. E questo è un dato già che in un certo senso testimonia le difficoltà insite in questo meccanismo economico. Per quanto riguarda, allora io penso che ad esempio ridurre la simmetria che c'è attualmente tra questa grande impresa e la piccola impresa possa essere un fattore di introduzione di giovani nel sistema economico, perché attualmente la cosiddetta segmentazione generazionale è forte. E anche perché, diciamolo pure, c'è un disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e le competenze che offre il mondo dell'istruzione e il mondo della formazione. E questo ci fa capire quanto sia importante introdurre in questa prospettiva di crescita dell'Abruzzo la formazione e l'istruzione. Sul reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza svolge in linea di massima, in linea generale, un ruolo direi positivo, perché appunto combatte la povertà. Ma è chiaro che va regolamentato come sta per essere regolamentato, va rivisitato come sta per essere rivisitato, perché obiettivamente negli anni passati vi sono stati elementi di, diciamo così, di non di onestà lavorativa, chiamiamola così. Invece per quanto riguarda il salario minimo, pensa che questo stop che è stato dato ieri proprio dal Parlamento possa creare qualche problema rispetto alle indicazioni che ci vengono da Bruxelles? Ma guardi, io credo una cosa, che se noi andiamo a regolamentare come è avvenuto per il reddito di cittadinanza, chiaramente a questo punto il salario minimo può rappresentare un elemento importante per evitare che i bassi salari come sono adesso rappresentino un elemento di competitività. La competitività si acquisisce con l'innovazione e con la qualità. Due temi di stretta attualità per chiudere. Intanto il caro bollette, la stretta energetica che pesa sulle famiglie ma anche sulle imprese. Lo scenario non è di quelli migliori, servono ovviamente misure
che a partire da Bruxelles a cascata fino alla regione, che pare abbia insomma anche a sua volta deciso di sbloccare una somma rilevante, misure che servono a tamponare un'emergenza, ma ce la faranno nel frattempo le imprese a sopravvivere a questo inverno? Ma ecco, questo è un altro punto cruciale, cioè io sono sempre dell'avviso che per affrontare questo grande tema dell'impatto appunto energetico occorre un intervento a livello europeo. La regione non può venire incontro a questa esigenza a livello europeo, e in questa fase io non mi scandalizzerei se ci fosse anche uno scostamento di bilancio, cioè non dobbiamo evitare che il sistema produttivo della nostra regione vada a impoverirsi. Questo è l'elemento fondamentale, perché l'impoverimento riduce il PIL e riduce l'occupazione, e quindi noi alimentiamo una fuga di giovani verso altre regioni oppure verso l'estero. Quindi ben vengono, a mio avviso, un'impostazione keynesiana a largo raggio, per intenderci, tutti i provvedimenti necessari a frenare l'impatto delle bollette. L'ultimo tema, che è quello dell'inflazione, lei ci ha dato un dato: l'Abruzzo è un po' al di sopra della quota nazionale, l'ultimo dato è dell'11% in Italia, del 13% in Abruzzo. Ecco, su questo, voi economisti dite che l'inflazione è una tassa occulta che colpisce soprattutto i più deboli. Occorrono interventi, in questo caso nella prossima finanziaria, un po' più incisivi? Ma guardi, sull'inflazione direi che la protagonista sarà la Banca Centrale Europea, no? Perché è la Banca Centrale Europea che manovra i tassi di interesse e quindi ha la capacità di frenare. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è di riportare l'inflazione nel 2024 al 2%. Siamo intorno al 13%. Sembra un sogno. Appunto. E qui, no, andremo incontro probabilmente a ulteriori aumenti dei tassi di interesse. E questo cosa significa? Significa restringimento della liquidità e quindi ancor più pericolo di una recessione. Ecco, questo credo che sia l'elemento centrale. Ecco, i fatti come sono collegati, di qui l'esigenza di interventi massicci per frenare l'impatto energetico. Un'ultima cosa, un'indicazione che lei darà, credo, proprio al termine della sua relazione, su quello che dovrà essere l'Abruzzo del futuro, insomma un telegramma su questo. Ma io dico che l'Abruzzo del futuro deve essere innanzitutto innovativo, e da questo punto di vista noi siamo un po' in ritardo rispetto alla media nazionale. E lo dice anche la Commissione europea e alcuni studi che sono stati sviluppati. Politiche industriali, infrastrutture, formazione. Credo che siano i quattro temi su cui le forze politiche devono confrontarsi. Non sul quotidiano, non su a due passi dal nulla, ma viceversa sulle grandi strategie da affrontare. Analisi e indicazioni da parte degli esperti, degli economisti, degli uomini dell'impresa, e poi arriva il momento della decisione politica. Siamo con l'assessore alle attività produttive Daniele Damario. Sono giorni in cui l'Abruzzo sta prendendo delle misure che in qualche modo erano tese anche dal tessuto produttivo, con cui avete avuto un confronto proprio prima dell'ultimo consiglio regionale. Ora c'è questo pacchetto che serve a contenere gli effetti di questa crisi energetica. Non sarà sufficiente, come lei ha detto più volte, a risolvere il problema, ma comunque c'è un segnale anche da parte della regione in questo inverno che si preannuncia freddo dal punto di vista non solo climatico. Ma sicuramente sì, un pacchetto, ripeto, il problema del caro bolletto è un problema talmente ampio che questo rappresenta di fatti solo un segnale, voglio dire, insomma. La regione sicuramente non può dare risposta a questo problema, non ci riesce neanche il governo centrale, quindi è un problema direi europeo. Sicuramente è un segnale con cui vogliamo dire che la regione è vicina alle famiglie, alle attività produttive in questo momento particolare. Vedremo cos'altro potremo fare, però insomma, rispetto al caro energia l'ente regione può veramente poco. Dicevo, io ieri ho incontrato una serie di imprese, tra cui la Pilkington, che mi diceva che ha avuto un rincaro energetico, è passato da 500.000 a 830.000 euro al giorno di spese tra gas e energia, quindi capirete che dare risposta a questi problemi
per la regione diventa impossibile. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, un segnale sicuramente di vicinanza. Ecco, lei che ha proprio il polso della vita delle imprese, quali sono i timori a breve scadenza che ci sono, su cui insomma un po' tutti sono chiamati a intervenire, e credo che anche questo sia il tema della due giorni del padiglione Beggi? Ma guardi, devo dire che l'Abruzzo ha un tessuto imprenditoriale vivace e devo dire che non trovo tanto sconforto soprattutto per le grandi e medie imprese. Devo dire un momento particolare, momenti di riflessioni come questa di oggi sono importanti perché noi ci accingiamo ad affrontare un periodo di grandi cambiamenti di ecologici soprattutto, ma anche digitali, e quindi dovremmo essere pronti e creare quelle competenze che ci danno la possibilità di mettere giù progetti credibili, perché da un punto di vista economico un momento estremamente favorevole. Vuol dire che noi ci accingiamo a varare la nuova programmazione dei fondi europei 21-27, che per l'Abruzzo sono un pacchetto di circa 1,80 miliardi, il PNRR, l'EDIC, l'ecosistema innovazione. Devo dire che è un momento in cui le risorse ci sono, bisogna creare e consolidare quelle competenze che ci permettono di buttare giù progetti credibili e soprattutto attuabili e finanziabili. Il vecchio, la tradizione, l'ossatura, lo scheletro della nostra economia è l'automotive, il nuovo è il turismo e diciamo una proiezione anche sui servizi. L'Abruzzo all'interno di questo guado, come sta gestendo le due partite? Intanto in difesa per quel che riguarda l'automotive. Ma io non direi che sia un guado, sicuramente l'Abruzzo è una regione a forte vocazione industriale, molto legata all'automotive. Il turismo comincia a dare risultati dopo tanto tempo e sicuramente può essere un'integrazione anche da un punto di vista di posti di lavoro a quello che è l'industria. Devo dire che spesso si confondono le cose. Dicevo, l'Abruzzo ha un tessuto imprenditoriale importante, diciamo il comparto produttivo industriale più grande del Mezzogiorno, legato all'automotive, che devo dire rispetto ad altri settori in questo momento di transizione ecologica è stata solo sfiorata dalla crisi. Diciamo che noi abbiamo la fortuna che in Abruzzo non si producono quelle parti meccaniche fortemente interessate alla transizione ecologica, diciamo soprattutto è legato alla produzione di veicoli da trasporto leggeri che in Abruzzo si assemblano, anzi le aziende hanno qualche problema a reperire i semiconduttori e quindi su questo va ripensato un sistema industriale che ci permetta a noi di produrre quei semiconduttori da cui oggi dipendiamo dal Medio Oriente, diciamo dall'est del mondo. Sono due cose che si affiancano. Però sul turismo i dati sono entusiasmanti, quelli più recenti. Sicuramente sì, voglio dire siamo tornati ai dati pre-pandemia, li abbiamo anche superati, con una forte vocazione ancora, diciamo che il core business è ancora rappresentato dal turismo legato alla costa e al mare, però abbiamo dei numeri saltanti per quanto riguarda tutto quello che è il nuovo modo di far turismo esperienziale legato alle montagne, ai cammini, ai borghi, all'enogastronomia, quindi diciamo che c'è da lavorare, però diciamo che i primi risultati ci danno ragione. Davide Daparelli, professore di e presidente soprattutto di Nomisma Energia, qui all'Abruzzo Economic Summit per parlare delle fonti energetiche del passato e del futuro soprattutto. Iniziamo da quelle del passato, quelle che fanno un po' tribolare le famiglie e le imprese anche in questa regione. Intanto dal suo osservatorio, che è sicuramente privilegiato, cosa si prevede dal punto di vista dei prezzi del gas e delle fonti energetiche in generale durante questo inverno? Innanzitutto purtroppo ci sarà un aumento delle bollette del gas dopo la riduzione forte del 16% che c'è stato per le bollette di ottobre. Adesso per quelle di novembre, che si è appena chiuso, ci sarà un aumento purtroppo dell'ordine del 15%, perciò annulliamo il precedente calo, rimbalzo, purtroppo variabilità. Speravamo in una riduzione delle bollette elettriche dal 1 gennaio, non ci sarà. Siamo sempre dei valori assurdi, 60 centesimi al kilowattora per le famiglie in Italia, un valore che è 3 volte quello che avevamo anni fa, non so, è 5 volte il valore che pagano negli Stati Uniti. C'è qualcosa che non va in Europa, lo sappiamo, c'è una guerra, per fortuna noi non sentiamo le bombe, però il disastro sotto il profilo energetico è arrivato, è pieno, perciò
Dobbiamo raddrizzare un po' le politiche, ecco, quello che cerco di dire, anche correndo il rischio di essere un po' l'uccello del malaugurio, perché questo inverno sarà molto difficile. Si profila anche un aumento regolato in questo caso dalle disposizioni che sono in arrivo nella nuova finanziaria dei prezzi dei carburanti, ma qui diciamo siamo in linea con una dinamica internazionale. Ma qua mi dà il là per dare una notizia positiva, non sempre negativa. I prezzi del petrolio sono molto bassi, stanno andando giù stranamente perché ci sono dei problemi anche lì. Il prezzo a benzina vediamo tutti che è intorno a 1,65, il gasolio 1,70, è stato 2,2 ed è stato allora quando era 2,2 che è stato introdotto lo sconto di 30 centesimi delle tasse. Quello che ha fatto adesso il governo è stato di fare una cosa giusta, ha ridotto questo sconto da 30 a 20, a 18, perciò insomma normale, secondo me potrebbe eliminarla tutta, perché se no i consumatori hanno l'indicazione che devono consumare di più se gli riduciamo le tasse. Questo invece è il momento di fare prepararsi a forti risparmi come facevamo tanti anni fa, come facevano i nostri nonni. Lei teme una frenata sui progetti del PNRR che investono la sostenibilità? No. Noi non dobbiamo frenare, cioè mai come in questo momento abbiamo avuto bisogno delle fonti rinnovabili nuove, del fotovoltaico e dell'eolico, però hanno dei limiti fisici, contano poco, non perché ci siano cattive compagnie petrolifere che sono contro, anzi stanno investendo un sacco di soldi anche loro in queste tecnologie, ma semplicemente perché sono disperse. E noi abbiamo bisogno di tutto, abbiamo bisogno però soprattutto di gas, me lo lasci dire, in questo territorio che ha una vocazione storica nell'estrazione degli idrocarburi, dal vecchio bitume che c'era prima lo scorso secolo. Vede, a Bologna, dove io vivo, ci sono ancora tutte le mattine, passo per la stazione, ci sono le mattonelle che venivano fatte qua poco lontano da qua, con del bitume, e che sono ancora resistenti. Ecco, non dico di riaprire le cave di bitume, però abbiamo tanto gas nell'Adriatico, quello dobbiamo farlo. Non è risolutivo, però dobbiamo tenere a mente che l'energia del futuro sarà anche le rinnovabili, ma sarà ancora parecchio gas di cui possiamo estrarne anche qua vicino a noi. Quindi lei pensa che Bruxelles andrà avanti sulla falsariga delle indicazioni, ma non saranno indicazioni attuabili a breve, almeno per quanto riguarda una riconversione energetica? Non possiamo farci tante illusioni. No, noi anzi, questa è stata una fuga dalla realtà. Sa, la politica è sempre molto ambiziosa, vive di suggestioni, anche di visioni, ed è giusto. E allo stesso tempo però noi non abbiamo fatto molto per la sicurezza, per la competitività del nostro sistema. Le nostre imprese, oggi parliamo di economia, pagano l'energia 3 volte, 4 volte quello che pagano in Asia o negli Stati Uniti. Questo è un dramma, questa crisi non è tanto per quest'inverno, il prossimo, questa perdita di competitività della nostra industria che accelererà il trend di deindustrializzazione dell'Europa, magra consolazione, ma anche dell'Italia. Con le considerazioni del professor Tabarelli relative al futuro delle fonti energetiche rinnovabili e non anche nel nostro territorio, si chiude una serie di interventi che abbiamo proposto qui dalla postazione, dal corner dedicata a Rete 8 e al centro media partner dell'Abruzzo Economic Summit. Una prima parte che si completa anche con quanto ha detto a proposito di questo evento Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, con un messaggio che è stato fatto recapitare in mattinata. Ve le leggo un passaggio perché è particolarmente significativo, che parla della centralità del progetto strategico per lo sviluppo della dorsale adriatica centro-meridionale, un progetto che coinvolge assieme all'Abruzzo anche le Marche, il Molise e la Puglia, per ottenere obiettivi estremamente concreti. La Premier ha parlato infatti del potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria adriatica, dell'alta velocità, della terza corsia Sella A14, un tema che ha un suo significato perché è un tema che nella programmazione di autostrade, nell'incontro che c'era stato proprio questa settimana tra il presidente Marsilio e Aspi, non era presente, quindi c'è un impegno concreto da parte di Palazzo Chigi per questa infrastruttura, e poi anche della situazione del potenziamento
potenziamento dell'offerta sanitaria, della concertazione sui temi importanti riguardanti la resilienza del territorio e la protezione civile. Insomma, una nota di augurio che è arrivata dal Presidente Meloni per i lavori di questo incontro, che nel pomeriggio sono proseguiti con una serie di interventi dei quali vi proponiamo integralmente il politologo, oltre che economista, Edward Luttwak, che appunto ha fatto una disamina a 360 gradi, non soltanto della situazione di questa regione, ma anche e soprattutto degli scenari nazionali e internazionali sui temi economici, che ha concluso questa prima giornata. Tra poco all'Abruzzo Economic Summit. Nel farlo io ringrazio Carmine Di Cecco per la parte tecnica e Andrea Di Fabio per la regia, dandovi appuntamento, dopo la visione di questi due interessanti interventi, alla prossima trasmissione di I Fatti e le Opinioni. Seconda edizione dell'Abruzzo Economy Summit. Economista, storico, saggista, autore, politologo, specialista di strategia americana. La sua carriera professionale inizia ancor prima del dottorato, lavorando in diverse collaborazioni in diversi paesi quali Francia e Regno Unito. Conosciuto per le sue pubblicazioni sulla strategia militare e politica estera, tra cui The Logic of War and Peace, tradotto in 14 lingue. È esperto di politica internazionale e consulente strategico del governo degli Stati Uniti d'America. Un grande personaggio, conosce ben 7 lingue, è un piacere e un onore, sono emozionatissima ad essere qui accanto a lei. Sì, sono molto emozionata. È arrivato in modo umile, nemmeno attendendo la presentazione ufficiale, si è già messo al suo posto. È un grande onore averla qui con noi, Edward Luttwak. Grazie. Allora, cerchiamo di preparare in grande dettaglio un discorso veramente noioso, perché io ho visto che nelle conferenze classiche in Italia c'è qualcuno che fa un lungo discorso molto noioso, che tutti siedono e ascoltano con grande piacere, eccetera. Ma, se preferisce può anche accomodarsi, ci possiamo anche accomodare come vuole. Allora, la prima cosa che devo dirvi è che sono arrivato solamente perché Carlo Toto non solo mi ha invitato, eccetera, ma anche a un autista che ignora le leggi di Dio o dell'uomo, perché sono dovuto arrivare qua via un centro di nazismo antitrasporti, anti-italiano, che è l'aeroporto di Francoforte, dove siamo atterrati questa mattina, niente funzionava, i tedeschi, sono i turchi intelligenti, sono all'aeroporto di Istanbul, quelli stupidi gestiscono Francoforte, il volo per Roma è ritardato di ore, uno scempio e così via. Sono arrivato qui perché l'autista di Carlo Toto vola, e non so. Allora, stavo pensando di dire cosa può essere utile da dire, perché io sono su un cammino in questo momento un po' assurdo, Washington, Roma, Tokyo, eccetera, ma la cosa di cui tutti noi a Washington, che siamo io sono consulente governativo, il governo perlomeno mi paga, e mi chiedono opinioni, mi pagano una specie di salario. Allora, tutto quello che stiamo lavorando sono due grandi cose. Una cosa la sapete tutti e tutti ne parlano e mille cose, il continuato questione di come contenere l'invasione dell'Ucraina e sostenere gli ucraini senza fare una spirale dove si arriva a un conflitto diretto con la Russia, perché la Russia è una grande potenza scassatissima e i russi hanno l'abitudine sempre di fare guerre e i primi 2 anni di andare molto male, alla fine vincono. E la ragione è che la Russia è il territorio più grande del mondo, nonostante che dopo la caduta dell'Unione Sovietica hanno staccato pezzi come il Kazakhstan, che lui stesso è il 7° paese più grande del mondo, e poi Turkmenistan, Uzbekistan, tutti questi paesi qua. Nonostante questo è il paese più grande del mondo e nessuno gliel'ha regalato ai russi questo paese. Hanno acquisito questo paese vincendo guerre.
E ogni guerra che hanno combattuto, i primi 2 anni facevano schifo. Anche la Seconda Guerra Mondiale, dove i tedeschi, come tutti sanno, sono arrivati, hanno assediato la città di Pietroburgo, allora chiamata Leningrad, sono arrivati a Stalingrad e poi si rimettono. Lì a Washington, la gente seria lo sa queste cose, non si può permettere che loro vincono la guerra. Se gli americani e gli europei permettono ai russi di vincere in Ucraina, cioè di dominare l'Ucraina, di proprio alzare la bandiera su Kiev, ci sarà una demoralizzazione in Europa occidentale, un senso di impotenza, di incapacità, che non sappiamo combinare niente, abbiamo 10 volte più soldi di loro e non riusciamo neanche a... Quindi dobbiamo, loro non devono vincere la guerra, ma però nel corso di bloccarli, di non fare una spirale di... eccetera. Allora, l'unica bufala in questa, cioè varie bufale in questa cosa, l'unica bufala è quella nucleare. L'arma nucleare è nata troppo potente per essere utile. E come tutti hai problemi con un bambino di 9 anni, se c'è una pistola automatica in mano non è la cosa che è utile per te gestire questo. E le armi nucleari sono troppo potenti. Abbiamo già assistito nel corso degli anni che indiani e pakistani, che ambedue hanno armi nucleari, hanno fatto guerre, battaglie cruenti, e non solo che non le hanno usate, non hanno neanche suggerito che le possano usare, e qualsiasi colonnello pakistano che avrebbe detto la parola nucleare, buttato fuori immediatamente dal sistema. Quindi le armi nucleari sono assorbite nella politica internazionale sulla base del non uso, a meno che tu non ti metti in strada e vuoi invadere, diciamo, Islamabad, vuoi arrivare a Mosca, allora possono usarlo. Quando sei alla periferia di Islamabad, non lo usano, eccetera. Quindi questo non c'è il problema. Il problema è un altro problema, è che se la Russia viene completamente scassata, perdiamo tutti i paesi intermedi fra Russia e la Cina che vivono sul fatto che i russi hanno potere. La Mongolia diventa una provincia cinese perché la Mongolia è presa fra Cina, eccetera. La Mongolia è un enorme paese, ha una frontiera di 4.000 km con la Cina e anche la sua importanza. Poi c'è il Kazakistan, che è il 7° paese più grande del mondo, anche lui fra la Cina e la Russia. Poi c'è il Kyrgyz Republic, Tagikistan, e poi va in giro il Myanmar, Burma, e Laos e Vietnam stesso. Tutti questi paesi dipendono da un equilibrio russo-cinese, quindi a noi non è il nostro interesse di distruggere, eccetera. Quindi questa è la cosa delicata da fare. Quindi io vado a Tokyo, chiedo al governo giapponese di dare più soldi all'Ucraina, hanno già dati, la NATO si è molto espansa in questa guerra. Non solo è entrato Finlandia e Svezia, ma anche gli australiani, che non erano mai presenti, hanno mandato armi, hanno mandato soldi. I giapponesi dall'inizio hanno mandato forti somme, importanti soldi. Non hanno mandato armi né soldati, ma hanno mandato molti soldi. Quindi in tutto questo gioco bisogna sconfiggere l'intenzione russa di dominare l'Ucraina e vincere la guerra in Ucraina, allo stesso tempo non danneggiarli troppo, perché loro mantengono un equilibrio contro i cinesi. E i cinesi alla fine saranno sempre limitati a lanciare minacce che non mantengono. Quando il capo della Camera, Pelosi, ha deciso di andare a volare a Taiwan, i soliti esperti sulla Cina, che non sanno la parola di cinese, però hanno le simpatie ai cinesi, eccetera, eccetera, dicono: oh, se va Nancy Pelosi a terra a Taiwan, ci sarà la guerra. Okay? E allora Xi Jinping non ha detto questo. Nessun organo ufficiale, però loro, i cinesi, hanno permesso ai loro organi statali propagandistici di dire questo: se la Pelosi arriva a Taiwan c'è la guerra. Poi non succede un bel niente. Infatti la Pelosi poteva non solo volare a Taiwan, avrebbe potuto sciare in Tibet, da Nepal entrare in Tibet, che è la sua vera passione, eccetera, e loro non fanno niente, per la semplice ragione
che, come tutte le cose sulla Cina, sono completamente fuori da ogni realismo. Chiunque, ci sono gente qui nella sala che hanno visitato la Cina, chiunque ha un'impresa in Cina o ci va, eccetera, sa queste cose. La prima cosa è che loro sono completamente impreparati alla guerra nel senso morale. I russi hanno perso circa 36.000 morti, non 100.000, 80.000, ma 36.000 li hanno persi senza nessun impatto. Cioè, in questo momento stanno chiamando ulteriormente 40.000 riservisti, nessun problema. Molti se ne fuggono, naturalmente, non ci vengono. Altri riescono a farsi dare certificati da ospedali. Ormai i certificati da dottori non valgono niente, perché... Però, certo, comunque arrivano e non ci sono dimostrazioni di strada, non c'è rimozione di Putin. Cioè, i russi possono sostenere, hanno questo carburante che è chiamato soldati disponibili per combattere e morire. Se tu non hai soldati pronti a morire, tu non hai nessun potere militare. E questa è la situazione dei cinesi. Nel 2020 c'è stato un scontro di frontiera, vi ricordate, con l'India, il Ladakh, Ladakh orientale, e sono morti 20 o 30 indiani, eccetera, e sono morti 4 cinesi. Per 7 mesi hanno negato che è morto nessun cinese. Dopo 7 mesi gli hanno detto sì, li hanno presentati uno per uno. Uno l'hanno presentato, era il più giovane, come bellissimo, carino, per farlo diventare una specie di eroe per la gioventù. L'altro era più anziano, che era filiale, che aveva scritto la lettera prima di morire dicendo: oh, vorrei essere con mio padre e madre, eccetera. Il terzo hanno fatto un museo sulla sua vita, perché era un sergente, eccetera. E il quarto, la moglie insegnava musica in un paesino, è diventata professoressa al conservatorio di Xi'an, che è la principale struttura. Cioè, per 4 morti hanno dovuto lavorarci 7 mesi di presentazione mediatica. Immagina come loro gestirebbero 30.000 morti. Se loro fanno un'operazione come un'invasione di Taiwan, la marina cinese affonda, naturalmente. Indipendentemente dal resto, perché fra l'altro ci sono i giapponesi. I giapponesi hanno detto che loro non stanno neutrali e i loro sottomarini giapponesi da soli, senza nessuna portaerei americana, bombardieri, missili, eccetera, può affondare ogni nave cinese che merita uno delle loro siluri molto costosi. Siluro giapponese costa più di 2 milioni di dollari. Ogni nave cinese li affondano. Quindi i cinesi non hanno il carburante della guerra, che è la disponibilità di perdere miliardi di morti. Non ce li hanno. Per ragioni non spirituali, eccetera, semplicemente biologiche. Come voi sapete, ci sono state, non so, 100.000 guerre, 1 milione di guerre nella storia umana, nessuna mai combattuta da un esercito fatto da singoli figli. Cioè da membri dell'esercito sono gli unici di 2 famiglie, nessun mai ha combattuto una guerra con un esercito o una marina, non so, forza armata fatto da singoli figli. E si è visto cosa è successo in Ladakh, penso un po'. Quindi non hanno questo, poi c'è un altro problema, cioè che loro dipendono, la loro proteina viene dall'estero. Loro importano 95 milioni di tonnellate di soia, 95 per nutrire i loro animali, poi importano naturalmente grano turco, importano sorghum, eccetera, eccetera. Grandi navi che vengono dagli Stati Uniti, dal Canada, che non verrebbero caricate, oppure da Brasile e Argentina. Brasile e Argentina è un oceano troppo lontano per loro. Il loro raggio d'azione non può arrivare intorno al capo del sud di Africa, non può girare l'Africa e arrivare lì per avere questi carichi. Quindi se loro cominciano una guerra, sicuramente non hanno da mangiare proteine. Cos'è il risultato? Abbiamo visto a Shanghai, che hanno chiuso Shanghai per il Covid e davano a Shanghai da mangiare riso, grano, verdure,
un po' di uova, un po' di pollo, e i shanghainesi hanno detto che muoiono di fame. Io vivevo a Pechino quando Mao stava morendo e nessuno mangiava le cose che mancavano a Shanghai. La carne rossa non esisteva. Il pollo, una famiglia allora poteva dividere un pollo ogni 10 giorni, 15 giorni, se una famiglia, allora non erano come oggi, erano abbastanza, avevano 10 membri, eccetera, quindi un pezzettino di pollo così, ma i cinesi sono differenti, sono più alti, più grandi, hanno bisogno di proteine. A Shanghai avevano, il municipio di Shanghai dava quello che una dieta eccellente, dicevano stiamo morendo di fame. Se loro fanno un'azione militare, allora Putin fa un'azione militare, gli va male e nell'ottavo mese di questa azione, sta entrando nel nuovo mese, lui continua a provarci. Fa questo, ci riesce, non ci riesce, ma lui può continuare a fallire. Lui può continuare a fallire dopo 8 mesi. Nel caso cinese, se loro fanno qualsiasi azione militare, dopo 4 mesi circa devono macellare tutti gli animali, che sono nutriti da questa roba portata da fuori, da Brasile, eccetera. E quindi ci sarà un periodo dove mangiano molta carne e poi finita la proteina. E trovare un uovo diventa difficile. Quindi se la Cina avrebbe fatto questa guerra, oggi Xi Jinping sarebbe a cercare altro lavoro, perché i cinesi sono gente, sai, molto bilanciata. Se non gli dà da mangiare, non accettano il governo. Quindi abbiamo queste bufale e c'è un'altra bufala sulla questione dei rapporti economici con la Cina. Ci sono in Italia gente che vendono roba alla Cina tranquillamente e ci guadagnano bene e ci sono e così via. Beh, no, quando tu entri in un rapporto economico con la Cina, quello che succede è la deindustrializzazione. Completa distruzione, cioè i cinesi fabbricano cose, non fanno le cose avanzate che fanno i tedeschi. Se tu vuoi un macchinario avanzato, fino ad oggi devi comprarlo in Germania. Lo so anche da mio figlio che appena sta facendo un'industria in California, quando hai un bisogno di un macchinario elaborato, devi comprarlo in Germania. Ma tutto il resto lo fanno i cinesi, quindi non hanno bisogno di nessuna industria italiana. Se tu entri in un rapporto economico stretto con la Cina, l'Italia viene deindustrializzata, come è successo negli Stati Uniti, come è successo in Brasile. Ma negli Stati Uniti c'è stata la rivincita, la produttività americana è molto aumentata, nonostante la deindustrializzazione, ed è aumentata a causa di un altro meccanismo, che è il meccanismo che andrebbe molto bene in Abruzzo. Diciamo che una versione satirica dell'Abruzzo, che è una zona rustica, diciamo così, non è la zona avanzata, accettiamo, facciamo finta che è veramente molto rustica, che qui vanno in giro asini e mucche per strada e così via. Se fai questo e aggiungi a questa situazione un centro di tecnologia come Palo Alto o Bangalore, o Pune in India, ci metti su una scuola di tecnologia i cui laureati non hanno nessun prestigio, perché hai messo tutte, hai preso un po' di ingegneri elettronici, non l'hai fatto, hai messo su una scuola di tecnologia, non hanno nessun prestigio, le loro lauree non valgono niente, non possono fuggire dall'Abruzzo con la laurea in mano per trovare un impiego a Milano o Londra o in America. No, hanno però, gli insegni una roba vera, una cosa vera, e possono fare quello che hanno fatto centinaia di migliaia di americani che hanno andati a una scuola di tecnologia in una città che tu non hai mai sentito parlare. Hanno preso una laurea che non ha nessun valore fuori dalla città, però in realtà hanno imparato cose utili e importanti. Che loro non portano un pezzo di carta e dicono dammi lavoro, quello che hanno imparato nella scuola lo mettono in azione, prendono uno scantinato classicamente e cominciano a fare una cosa, elettronica, meccanica, non può essere così. Questa è diventata la formula. Allora, nei paesi che hanno commercio con la Cina c'è la deindustrializzazione. Se non riescono a rilanciare
sull'altro fronte delle nuove tecnologie, nuove tecniche, nuovi metodi, può essere tutto, da fare la carne artificiale, da fare roba classicamente elettronica, di fare aggeggi, gadgets, eccetera. Se non riesci a fare questo, cioè la creatività, allora rimani senza niente. Il caso classico è il Brasile. Il Brasile ha avuto un grande boom economico perché di questi 95 milioni di tonnellate, gran parte della soia viene dal Brasile. Il re della soia è un imperatore della soia nello stato di Rondônia, che conosco molto bene perché di fronte al mio allevamento di mucche, io faccio allevo mucche là. Cosa è successo in Brasile? Hanno fatto i rapporti con la Cina, hanno venduto enormi quantità di ferro, di bauxite, eccetera, soia, materie prime, enormi quantità, nami enormi, miliardi e tutto il resto. E l'unica cosa che i brasiliani compravano alla Cina erano i vestiti, le scarpe, cose così, di plastica, cose, e questa era l'industria brasiliana. Esisteva un'intera industria leggera brasiliana dove facevano di tutto, dai costumi da bagno non enormi che loro usano, fino tutto facevano, e tutto questo è morto. Questa industria è stata schiacciata perché hanno venduto le materie prime al Brasile, il real brasiliano è salito, il prodotto locale non poteva competere contro l'import della Cina, quindi tutte le fabbriche intorno al Rio de Janeiro che vendevano cose come vestiti, eccetera, scomparse. Quindi quelli che propongono la Cina agli italiani come alternativa, eccetera, fanno finta di non sapere che i cinesi producono tutto e quello che non producono lo producono domani mattina, se no il giorno dopo. Il prossimo prodotto, come sapete, è l'automobile. Quindi andare con i cinesi va molto bene se tu puoi correre avanti a loro. Se tu non riesci a correre avanti, quindi la differenza fra Brasile e Stati Uniti è che negli Stati Uniti c'è stato tutto questo high tech. Non è questione di Google, di Facebook, di cose strabiliardarie, così. Io parlo di centinaia di migliaia di aziende che fanno cose che non esistevano 20 anni fa, tutte fatte da gente che hanno imparato una tecnica. Dove? In una scuola tecnica locale. Una scuola tecnica locale che gli dà questa laurea senza valore, cioè da rivendere. Non puoi andare a General Motors e offrire questo, se ne fregano, non conoscono. Questa è la scuola industriale di Fresno, California. Mai sentito nominare, ma lì hanno imparato cose vere. Quindi se l'Abruzzo vuole seguire questo modello, e finisco con questo, l'unica soluzione che tu vedi che sia in India, che sia in Stati Uniti, che sia in Svezia, a nord di Stockholm c'è tutta una città, che voi sicuramente sapete, un'intera città dove ci sono solo piccole aziende, fatti da piccoli imprenditori, giovani che fanno piccole cose, che certe cose è andute in tutto il mondo, come Skype è venuto da questo e mille altre cose che nessuno conosce. E la grande industria della high tech americana è composta dai sconosciuti, che nonostante l'enormità di queste grandi figure, eccetera, loro rappresentano 2-3% del totale di high tech che ha reso l'America produttiva mentre veniva deindustrializzata. Le automobili non erano i cinesi, erano i giapponesi che hanno portato via gran parte. Ma i cinesi hanno portato via le scarpe, i vestiti, le biciclette, cioè mille cose hanno portato via. Quindi oggi gli Stati Uniti dovrebbero essere pieni di gente disoccupata che va in giro a fare niente. In realtà hanno creato la nuova cosa, cioè di correre avanti. Tutto basato su tipo di educazione tecnologica, di contenuto, dove veramente impari qualcosa utile e poi esci e lo fai. E il fatto che non l'istituzione che ti dà questa laurea non è famosa è la chiave di tutto, è che una vera istituzione creata localmente con energie locali per veramente insegnare cose utili, che può essere di tutti, ogni tipo di cosa.
E questa è la formula, è quello che penso che dovrebbe essere seguito anche qui. Grazie. Qualche giorno fa Eduard Luttbach ha dichiarato di amare l'Abruzzo, è una terra di grandi risorse. Quello che io ho imparato a parlare l'Abruzzo da lontano, il fatto che per i napoletani, per esempio, di poter andare in automobile 90 minuti e arrivare nel nord Europa con la neve e gli orsi, questo è il loro grande sogno. E questo l'Abruzzo dà per questo, ai romani, eccetera. Per me è stata una scoperta. Una posizione strategica e in più tanta amicizia. Sì, c'è l'amicizia dei decenni. Col giovanissimo Carlo Torto, eccetera, lunga amicizia, ma c'è anche questo fatto che l'Abruzzo è molto esotico. Sai, questi, le immagini superficiali hanno una realtà, cioè vuol dire di avere, io credo che è un privilegio per un abruzzese che può uscire e fare una passeggiata con suo figlio e imbattersi in un orso, questa è una grande cosa. O in riva al mare, Sì, no, abbiamo gli Stati Uniti, molto importante. Infatti l'annuncio posso darvi in riguardo di orsi è che un studente indiano all'Università di Rutgers è stato mangiato da un orso nero, non in Alaska, non in Colorado, ma in New Jersey in vista dei grattacieli di Manhattan. Che lui ha visto l'orso e ha tirato fuori la sua iPhone naturalmente, ha cominciato a fare foto e l'ultima foto vedi una bocca spalancata. Lui pensava che era Walt Disney, era un studente all'Università di Rutgers, quindi teoricamente aveva un cervello, ma comunque. Grazie per essere stato con noi, Eduard Luttbach.